ci fai sognare, un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un suo grido. Seria! Thank you.
Sul campo, dopo tante parole di tanta gente, sui giornali, sulla stampa, parlano tutti in questo periodo, ex allenatori, ex giocatori, tutti che commentano, e noi volevamo dimostrare sul campo che siamo ancora vivi, che nonostante i nostri 30 anni e passa, però combattiamo, lottiamo su ogni pallone e facciamo un gol. C'è. Le qualità ci sono, le qualità caratteriali e anche tecniche ci sono per poter raggiungere l'obiettivo. Allora, com'è che improvvisamente ti sei ritrovata a giocare a pallone? Perché in realtà la tua passione era un'altra. Sì, la mia passione era l'atletica leggera. E nel 98, in vista dei campionati italiani a Pesaro, criterium nazionale di corsa campestre, e giocando casualmente sotto il campo di casa mia, passò un tizio che io non conoscevo. Io mentre palleggiavo mi chiese: ma tu giochi a calcio? Io ho detto: no, mai giocato a calcio. Mentre eri proprio in quel proprio minuto vestita da calciatrice. Sì, ero vestita proprio pantaloncini aderente, proprio uno stile proprio dell'atletica leggera. Certo. E io dissi di no.
Morale della favola, mi portò alle Aquile Palermo Serie A. Sì, che ai tempi era nella quale comunque feci un provino, certo. E da lì mi era stato proposto di iniziare a giocare a calcio, ma io a settembre poi dovevo fare il criterium nazionale. Certo. E di conseguenza non potevo dire di sì. Quindi andai a fare il criterium nazionale, arrivando terza. Brava. E poi tramite il liceo sono riusciti a ricontattarmi nuovamente. E io lasciai l'atletica leggera e iniziai il calcio. Esatto. Senti, un po' a quei tempi ero tra l'altro un po' fantascienza. Ecco, in realtà come ti sei trovata? Hai trovato anche altre... Ecco, io ricordavo ai tempi miei c'era la mammina, insomma, che era una delle ragazze o giocatrici che tra l'altro diventò anche molto importante anche a livello nazionale. Cioè, come veniva accolto da parte, diciamo, tenuto conto che, ricordiamo, era più uno sport considerato assolutamente maschile? Per me praticamente non esisteva il calcio femminile, quindi io non conoscevo neanche i soggetti che giocavano. Cioè, per me il calcio era maschile, quindi quando mi dissero fai un... Facevi il maschiaccio pure tu, diciamo. Sì, infatti quando mi hanno detto fai un provino in una squadra femminile, ho detto perché esiste il calcio femminile? Al che tutti mi guardarono un po' sbalorditi. Quindi io non conoscevo neanche i soggetti che si erano avvicinati comunque a questo sport. E adesso ti ritrovi qui in federazione ad occuparti anche del calcio femminile. Ecco, che cosa vorresti dire alle ragazze che vogliono approcciarsi, che vogliono arrivare? Cioè, come vi trovate? Quali sono un po' le cose belle anche che le ragazze possono vivere anche per imparare a crescere, a socializzare, a stare insieme? Oltre che giocare, ovvio. Sicuramente, allora, voglio dire che il calcio non è così detto ma calcio soltanto maschile, ma bensì comunque è un calcio che anche le ragazze possono facilmente comunque approcciarsi, perché è uno sport che dal punto di vista anche fisiologico si va molto a lavorare comunque sugli schemi di base, quindi comunque a livello anche coordinativo è molto importante. Poi è uno sport di squadra, quindi l'integrazione un po' con tutti, dalla compagna, mister e quant'altro. Io consiglio il calcio, in quanto poi lo sport in generale è per me un veicolo molto importante e fondamentale per i valori. E di conseguenza io punto e continuerò a puntare sullo sport. Lo sport è l'unica medicina che fa bene alla vita di chiunque. Bene, grazie. Di nulla, grazie a voi. Tanta corichina, oh! Capi miracolo a diventa mio, capi miracolo a diventa mio. Tanta corichina, oh, e culi per i casi pistolino, e culi per i casi pistolino.
sempre uguali, saluto Micheli, vacante sempre chi, padrone sotto e chiesto del vino, padrone sotto e chiesto del vino. Ci troviamo a Santa Flavia, alle tue spalle troviamo delle ragazze che sono molto giovani. Ecco, vogliamo intanto presentarle e poi vogliamo però anche nelle more ricordare pure che questa rappresentativa siciliana ha raggiunto anche un traguardo importante. Veniamo da un quarto posto dello scorso anno, durante le finali a 8, quindi fase finale del torneo Under 15 femminile nazionale. Ripeto, si fa una finale a 8 alla quale partecipano 8 regioni. Dico, siamo arrivati per la prima volta nella storia a quarti, rischiando anche, diciamo, dico proprio rischiando di fare la finale primo e secondo posto. Purtroppo per una serie di circostanze fortuite abbiamo fatto la finale terzo e quarto posto, sfortunata anche questa, siamo arrivati quarti. Comunque è stato un traguardo alquanto per noi ambizioso, lo abbiamo raggiunto, piacevolmente raggiunto alla fine, a testimonianza dei progressi che il calcio giovanile femminile ha fatto nella nostra regione. Contrariamente a quanto spesso si dice dalle nostre parti, al sud manca la cultura, mancano le basi, mancano i campi, manca tutto, dico, nonostante questo noi ogni anno, dico, riusciamo a forgiare delle rappresentative formate da giovanissimi calciatrici. Quest'anno saranno 2001, 2002, 2003, quindi parlo di ragazzine di 12, certo, 13, 14 anni, evidentemente, dico, riusciamo comunque, diciamo, a formare queste rappresentative regionali facendo bella figura, dico, per tutta Italia e portando alto il nome dei colori della Sicilia. Senti, queste ragazze in particolare più o meno da dove arrivano? Ma arrivano un po' da tutta la Sicilia, dico, se tu consideri... Ecco, e ricordiamo, approfitto di questa domanda proprio per ricordare un po' quali sono anche i punti di eccellenza in Sicilia per il calcio femminile. Perfetto, dico, a parte un gruppo di 4, 5, 6 ragazze che appartengono alla Ludos, la Ludos che quest'anno per motivi economici si è retrocessa, avrebbe dovuto fare la Serie B e ha fatto la Serie C regionale. Ripeto, a parte questo gruppo, dico, poi tutte le altre ragazze vengono da società siciliane, del Catanese, del Siracusano, del Messinese, ma dico, nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzine che, ripeto, mancando i campionati femminili di settore giovanile, sono costretti a fare l'attività mista. Loro la fanno piacevolmente e devo dire che, diciamo, i riscontri sono ottimi. Sono ottimi nel senso che, anzi, le ragazze giocando con i maschietti si forgiano ancora di più. Dico, però, ripeto, a un certo punto, dopo che le ragazze poi vengono in rappresentativa e provano quella che è la vera realtà, cioè giocare donne contro donne, evidentemente cominciano un po' a distogliere un po' l'attenzione. Però, ripeto, la realtà è questa, loro finché possono, l'importante per loro è giocare, dico, che sia il campionato misto, che siano campionati femminili, magari molte al 14° anno di età vanno a giocare in Serie C con le autorizzazioni mediche e tutto, certo, fino a quando non compiono il 14° anno di età e non hanno riscontri di avere una società in Serie B e in Serie C, sono costretti a fare i campionati misti praticamente. Assolutamente. Quindi a livello giovanile giocano con i maschietti. C'è qualche ragazza che io ricordo che una delle ragazze più
importanti che ho visto intervistata è stata la Mammina, non so se te... stiamo parlando di tempi eroici. Di tempi eroici. Ma forse noi due non eravamo neanche di tempi eroici. E non siamo giovanissimi. Dico comunque era un personaggio straordinario e che veramente fu un po' l'antesignana per portare avanti il discorso del calcio femminile. La cosa che ti voglio dire, dico che il calcio femminile è enormemente cambiato. Sì. Enormemente cambiato, ripeto, nonostante non è per essere ripetitivo, però dico, nonostante dicano che dalle nostre parti non c'è cultura, io dico che la cultura c'è, la stiamo creando. Io è da diversi anni che stento a organizzare il campionato, però ci metto tanta di quella volontà e rompo talmente le scatole che dico, 4 anni fa avevo 12-14 squadre, ora ne ho 6, 7, 6, ma dico, nel bene o nel male, dico, rompendo a destra, rompendo a sinistra, riesci, riesco comunque a organizzare il campionato, quantomeno faccio in modo tale che in Sicilia non accade quello che è accaduto in altre regioni, dove hanno detto, vabbè, prendiamoci non è giusto fare nomi, dico, molte regioni hanno detto, vabbè, prendiamoci l'anno sabbatico, quest'anno il campionato non lo facciamo, non lo hanno fatto più. L'anno sabbatico nel calcio femminile significa la morte, significa non ripartire, quindi è importante ogni anno, dico, nel bene o nel male, ma faccio pure un quadrangolare, non c'è dubbio. Ma io ripeto, ogni anno il campionato cerco di farlo partire a tutti i costi. Invece la cosa che ti volevo dire, tornando diciamo, dico una cosa che è stata molto soddisfacente per noi, diciamo, la ricordavamo proprio 48 ore fa col vicepresidente Morgana, tu lo sai, ora Sandro si occupa, certo, assolutamente, del dipartimento femminile a livello nazionale. Dico, facevamo notare insieme che due ragazzine che l'anno scorso hanno fatto l'under 15, questa under 15 che è stata quarta in Italia alla fase finale di Chianciano, dico, due delle 16 atlete presenti a Chianciano hanno fatto parte dell'under 16 che è andata in Inghilterra a giocare un torneo proprio la settimana scorsa. Certo. Dico, sono esattamente, una è proprio della provincia di Palermo, Maria Luisa Filangeri, che diciamo ha iniziato a giocare, ecco, Maria Luisa fino a qualche anno fa giocava con i maschietti, con i giovanissimi del Montelepre, poi ha fatto un anno con la Ludos, esatto. E poi ha fatto, ora quest'anno è stata tesserata col femminile Nebro di Serie B. L'altra è Marem Diongwe, che è una ragazza di colore, che di figlia di senegalesi ma nata a Catania, diciamo anche lei, come del resto Sicilia, la Filangeri, diciamo siciliana. Ve lo assicuro, sono due talenti naturali che nel calcio femminile, secondo me, dico, per quel poco che ne capisco, da 20 anni a questa parte, dico, avranno un grande futuro. E le vedremo presto magari nella nazionale maggiore. La nostra soddisfazione è vederle nelle proiettate innanzitutto in chiave azzurra, poi dico, se un domani toccheranno i vertici di altre nazionali. Dico, ricordiamoci che una ragazza, dico, non siamo nuovi a queste esperienze, dico, qualche anno fa Sabrina Marchese. Sabrina Marchese, dico, noi come rappresentativa regionale, non l'under 15, quella maggiore. L'abbiamo presa dal calcio a 5, perché faceva calcio a 5 con una squadra di Pippo Montalbano, che ora non mi ricordo come si chiamava in questo momento, c'ho un voto di memoria, era una squadra di sciacca guidata da Pippo Montalbano che faceva calcio a 5. Dico, noi l'abbiamo prelevata dal calcio a 5, l'abbiamo portata nella rappresentativa 11 di Serie C, da là, dico, è andata all'europeo, dalla nostra rappresentativa è andata a fare l'europeo ed è diventata campione d'Europa con l'under 19. Quindi, assolutamente, dico, non siamo nuovi a queste esperienze, ma perché ci crediamo, cerchiamo sempre di crederci e portare a fondo soprattutto, dico, il lavoro che facciamo. Ma è vero, perché poi oltretutto, dico, c'è anche tanta determinazione da parte di queste ragazze, che è forse tipica anche un po' del carattere nostro siciliano, ma non a caso anche qualcuna è andata a giocare pure all'estero, indubbiamente, e quindi, dico, sono riuscite anche ad emergere e a farne diventare anche una professione in questo senso. Io ti dico, molte ragazze brave, che diciamo siciliane, che dico, fino a qualche anno fa erano impegnate con le nostre società nei campionati di Serie A, di Serie B, dico, sono sparse per l'Italia. Purtroppo la crisi economica, che diciamo ha provocato un po' lo scomparire di tante società, dico, nel calcio femminile, dico, è accaduto nel maschile, dico, figurati nel femminile, dico, molta gente ha tirato i remi in barca, evidentemente,
e ha mollato, quindi queste ragazze sono un po' sparse, dico sparse per l'Italia, ce n'è nel Riviera Romagna, certo. L'altra volta dico è stato... Vabbè, come un po' i giocatori in generale, tutti. Si sono un po' sparse per l'Italia, il calcio è così. Continuano a giocare, stanno a giocare, però ripeto, noi ci auguriamo che questa nuova politica, dico la cosa che mi auguro principalmente io, dico questa nuova politica... E tra l'altro anche avere Sandro, diciamo, in federazione, dico, in questo ruolo possa aiutarci. Ci potrà aiutare parecchio, dico, penso parecchio, dico, ripeto, io credo molto nel progetto di Tavecchio. Tavecchio, dico, il fatto che, diciamo, abbia coinvolto le società di Serie A e Serie B, diciamo, nel giro di qualche anno coinvolgerà anche la C, la Serie D, fino ad arrivare ai campionati regionali. Questo, diciamo, questo così chiamiamolo obbligo di fare questi 20 tesserate, poi 40, poi 60, dico, bene o male può essere anche, diciamo, un modo diciamo, per avvicinare il calcio femminile alle società di calcio. Dico, speriamo che non, tra qualche anno, ecco, io non vorrei che fosse un obbligo, che diventasse un po' naturale. Purtroppo, dico, noi lo sappiamo come si ragiona, ma non dalle nostre parti, perché bene o male è un fatto nazionale. Dico, certe cose, se non le imponi, è come, dice, vabbè, l'eccellenza deve, per fare l'eccellenza deve avere la juniores, diciamo, gli per fare deve avere il femminile, e vabbè, dico, se il sistema è questo, dico, perché la gente no? vuole questo, dico, perché no, dico, però ripeto, io penso che nel momento in cui tutte queste ragazzine, dico, faranno sport, dico, perché fare calcio e fare sport, che poi anche salute, dico, salute, dico, poi, ma poi io dico sempre, è come tutte le cose della vita, dico, tu inizi, dico, fai calcio, poi magari lo fai 2, 3 anni, 4 anni, poi basta, dice, mi piace il basket, mi piace l'atletica, nel frattempo ne arriva un'altra, ma si crea un ricambio, dico, intanto queste ragazzine fanno sport e non stanno praticamente a vegetare, come si può dire, è vero, davanti al computer, che stanno diventando meglio tutti. all'aria aperta, andiamo tutti in paranoia, bravo. Quindi allora grazie intanto, e speriamo comunque di questo è un augurio che voglio fare anche alla Ludos, di tornare presto, perché noi quando era in Serie A siamo stati anche vicini a loro, siamo andati a riprendere le partite, abbiamo cercato di sostenerle, anche perché gli sponsor, sai che hanno bisogno anche di visibilità, quindi speriamo, dico, che possa tornare una realtà importante. Sicuramente, guarda, intanto dico, questo campionato, diciamo, che noi abbiamo, diciamo, gestito durante la stagione, durante questa stagione sportiva, quindi la stagione 2014-2015, intanto dico, la Ludos ha partecipato, era un girone a 6 squadre, andata e ritorno, con una fase dei playoff, e la Ludos lo ha vinto, quindi la Ludos, dico teoricamente nella stagione 2016-2017, dico, potrà, volendo, se ritroverà le forze economiche necessarie, riaffrontare il campionato di Serie B, quindi una serie nazionale. Io mi auguro che, dico, e noi ce l'auguriamo, la mia, dai, amica Cinzia Valenti, brava, l'auguriamo a Cinzia di farcela, che merita tanto, perché, dico, è una grandissima appassionata di una, è vero, grandissima appassionata, una persona del suo calcio, come hai detto tu, una persona splendida, dico, l'ho sentita fino a pochi minuti fa, perché la sento spesso, parliamo sempre di calcio, salutamela, logicamente, con piacere. Quindi, dico, mi auguro che torni a buoni livelli, ecco, come tu stesso hai auspicato. Dice Mario, ti aspetta in Serie A, va di bene, nuovo, perfetto, ci lasciamo con questo augurio, e soprattutto che la prossima volta, anziché quarti, finiamo primi. Male che va, proviamo a fare questo risultato. Noi diciamo sempre, l'importante è partecipare, e diciamo, questo è vero. Il nostro obiettivo principale è la crescita di queste ragazzine, sportiva soprattutto e soprattutto culturale, dico, quindi insegnando, soprattutto, dico, cercando di insegnare i principi, soprattutto i principi della vita. Bravo. Dico, anche perché, dico, sono piccole ancora, quindi certo. Ci puoi lavorare tranquillamente, ci puoi lavorare calcisticamente, ci puoi lavorare anche mentalmente. Poi è fondamentale quello che dicevamo anche negli altri servizi che abbiamo fatto, anche col presidente, con tutti, diciamo, anche con Sandro, abbiamo sempre cercato di fare questi nostri servizi, cercando di fare capire che intanto debbono divertirsi, che intanto è un fatto ottimo, come ricordavi bene tu, di salute, di stare bene, di crescere, e poi tutto quello che imparano anche dopo, magari non saranno più giocatrici, nella vita potranno ritrovarselo, perché avranno imparato
anche una regola fondamentale che poi sarà, credo, la più importante della vita, anche la cultura della sconfitta. Chiaro, questo è molto importante. Dico, così passando di palo in frasca, dico, io rivolgo un invito. Anzi, Lillo, se vogliono venire. Io rivolgo un invito ai non addetti ai lavori, a chi non segue il calcio femminile, di venirlo a vedere. Bravo. È un calcio diverso, attenzione. Ma, si sa. È un calcio atipico, è un calcio più lento, però è un calcio bello a vedere. Se ti appassioni, è bello a vedersi. È vero. Dico, parla Giuseppe Mistretta, che certo. Dico, a 63 anni, dico, dice una frase del genere. Ricordiamoci che io ho fatto per 20 anni, sono stato per 20 anni, esattamente dal 72 fino al 92, dico, ho calcato i campi siciliani e nazionali come arbitro, certo, come arbitro, certo. Ho fatto 11 campionati nazionali, 3 di Serie D e 8 di Serie C. Serie C, parliamo la Serie C, quando era Serie C? Quando in Serie C c'era il Bologna, c'era il Parma, esatto. C'era il Foggia, c'era il Palermo. E quando esisteva A, B e C. Perfetto, quando c'erano 3 campionati e dico, quindi ripeto, io vengo dal calcio maschile, mi sono trovato casualmente impelagato nel femminile. All'inizio ho stentato un po', però ripeto, quando finisci per crederci è un calcio che ti appassiona. È vero. Bello a vedersi e ripeto, a volte io preferisco vedermi una partita della mia rappresentativa che non vedermi una partita in televisione di calcio maschile, di Serie A o meno. Sì, vado allo stadio, mi piace vedere il calcio dal vivo, ci mancherebbe. Certo. Però dico, alla televisione preferisco spesso venirmi a vedere il mio calcio, le mie partite che seguo ben volentieri e soprattutto vedere giocare queste ragazzine a volte ti entusiasma. Anche perché dico, specialmente negli ultimi tempi c'è stata una crescita tecnica, agonistica, anche loro stesse, ecco, cominciano a credere in quello che fanno. È banale, però dico, ripeto, ora qua parliamo di under 15, dico, fino a 5-6 anni fa calcio femminile significava 16-18 anni, ecco, si cominciava a quell'età, scuola calcio femminile, ma cos'è? Dico, certo. Non se ne parlava neanche. Ora invece sono delle realtà che, diciamo, vanno prendendo corpo. Sono contento di questo. E viva il calcio femminile, viva grazie. Il calcio femminile. Grazie. Prego. Grazie. Thank you.
Allora, vogliamo un po' presentare questa rappresentativa. Tra l'altro è un fatto importante anche che la Sicilia abbia una rappresentativa femminile che si mette anche bene in mostra e che comunque riesce a ottenere dei risultati, a dimostrazione che anche qui da noi, pur avendo determinate carenze, riusciamo comunque a esprimere un calcio importante.
Eh sì, la materia prima non manca, purtroppo mancano le società per fare giocare queste ragazze uscite dalle scuole calcio o dal settore giovanile. Senti, ci sono delle squadre in particolare che comunque seguite, che diventano un po' il serbatoio per voi allenatori, diciamo? Sì, diciamo, nella zona palermitana abbiamo la Ludos, la zona catanese abbiamo il Catania femminile e poi tutto il settore giovanile siciliano. Senti, l'approccio che tu vedi nelle ragazze nel venire ad allenarsi, venire a vivere questa esperienza con le rappresentative, a tuo giudizio, dico, tenuto conto che hanno 15 anni queste, se non sbaglio, anche meno, da 12 in poi, già vedi comunque da parte loro un certo entusiasmo, perché io credo sempre che comunque vestire una maglia come quella della nazionale, in questo caso la nazionale siciliana, dico, è un fatto sicuramente molto gratificante. Sicuramente, un orgoglio per loro, per me che li alleno e per tutto lo staff. E poi c'è sempre il problema che queste ragazze non hanno un futuro calcistico, perché a livello nazionale non si fa niente e a livello regionale mancano strutture e società. La Sicilia è troppo grande, è troppo vasta e le squadre sono troppo poche. È vero, è vero. Io voglio fare una piccola battuta. Una volta mi diceva il presidente Zamparini, dice, pensa tu che cosa assurda, in Sicilia non riusciamo ad esprimere tanti calciatori, parliamo anche nel calcio, diciamo, maschile, e c'è una nazione che è la Croazia, che è grande tanto quanto la Sicilia, e c'è una nazionale che gioca ad altissimi livelli. In realtà forse, come dici tu, bisognerebbe pensare in maniera costruttiva fin dall'inizio e dalle basi per poter portare piano piano i giovani, in questo caso anche le ragazze, a poter aspirare a diventare anche giocatrici a livello nazionale, così come ce ne sono state altre che forse le doti naturali solo forse le hanno portate dove sono arrivate. Non c'è la cultura di sfruttare il materiale umano che c'è in Sicilia. Prendiamo il caso dell'Uruguay, un'altra nazione che è grande quanto la Sicilia, 6 milioni di abitanti, sono tutti calciatori. È vero, c'è una cultura assolutamente diversa. Volevo farti invece un'altra domanda, perché stiamo facendo noi anche appunto per la Lega, per la FGC, questo discorso molto importante, cioè come la Lega debba essere comunque uno strumento importante per insegnare alle ragazze e ai ragazzi a pensare che questo è un gioco. Che è importante prima di tutto la salute, studiare, e che naturalmente poi se qualcuno è un'eccellenza il tempo poi certamente lo gratificherà e magari andrà a giocare in posti, diciamo, molto più importanti. E questo credo che è un messaggio che noi cerchiamo di ripeterlo anche a Tormentone, va anche ai genitori, che debbano smettere di pensare che possono essere una risorsa per quello che non riescono a fare loro. Eh sì, sicuramente. Comunque il problema è sempre che calcio è sempre dilettante femminile, certo. La federazione non investe, perché in Germania la federazione dà 800.000 euro alle squadre che fanno la Serie A, 150 a 250 alle squadre che fanno la Serie B, per questo il calcio è così avanti. Qui la federazione vuole che il calcio cresca solo sulle spalle della società, e ripeto sempre, il materiale umano non c'è, perché ogni anno stiamo facendo sempre meglio con l'Under 15, nonostante le squadre sono rimaste, pare 7-8 squadre in tutta la Sicilia. Cioè un miracolo sportivo che non riusciamo a sfruttare, noi in Sicilia ma in tutta Italia. Certo, noi ci lasciamo con l'augurio che prima o poi arrivi anche qualcuno, dirigente, qualcuno diciamo nel mondo sportivo, nella società, che cominci anche a dare il giusto valore a quello che è un po' anche il vostro lavoro e la vostra fatica. Sì, soprattutto per le ragazze, perché meritano, certo, tanto, hanno tanta passione, forse anche più dei maschi. Non sono seguite, lavorano a orari impensabili perché ci fanno allenare gli ultimi di tutti e vanno premiate sotto tutti i punti di vista. Speriamo presto. Perfetto, in bocca al lupo intanto per il vostro lavoro. Grazie. Allora, vediamo un po', raccontaci un po', come ho fatto anche con altre tue colleghe, amiche, come nasce la tua passione per il calcio? Come mai non sei come mia cugina, per dire, vuole fare la velina? No, perché comunque si nasce già con il sogno dentro. Io sono cresciuta giocando a pallone anche con i miei amici fuori strada. E non è una cosa che diciamo ho imparato, è sempre stata la mia passione fin da piccola, quindi
quindi cioè, innamorata del calcio, sì, non sì, dell'atletica leggera, no. Pallavolo, della cosa, solo quindi diciamo del calcio. Tu segui anche il calcio in generale, Serie A, ti piace? Sì, sì, mi guardo le partite quando capita la domenica, non sempre perché no, vabbè, appunto, certo, giocate magari. Sì, appunto. E quindi dico questo. Senti, qual è il tuo ruolo? Difensore centrale. Quindi vedevo poco fa che cercavi di comandare la difesa, magari qualcuno si arriva e qualcuno no. Sì, però sì, dico questo, naturalmente questi allenamenti servono proprio per questo, perché chiaramente magari siete anche di squadre diverse, magari con le tue compagne è più facile perché già sanno. Certo, certo, già, appunto, già ci conosciamo, quindi sappiamo i movimenti da fare senza che comunque nessuno glielo dica, però ci ambienteremo e cerchiamo di dare il meglio anche qua, almeno io. Senti, il tuo sogno qual è? Quello di vestire un giorno la maglia azzurra, tenuto sì, conto che la nazionale nostra stessa italiana sicuramente sì, sì, è il mio sogno più grande. E ha avuto anche delle grandi giocatrici pure nostre siciliane, palermitane, sì, eccetera. Sì, sì. E quindi dico, poi potresti ambire a questo. Senti, un calciatore, pigliamone uno maschile per farlo capire anche al grande pubblico. Ecco, quale giocatore ti piacerebbe, dico, poter diventare se fossi un uomo ma, in questo caso? Allora, se parliamo come difensore, ce n'è tanti come Thiago Silva, David Luiz, cioè, ce n'è molti che mi piacciono, Chiellini, Bonucci, tra esatto, l'altro sono pure tifosa della Juventus, quindi cioè, mi piacerebbe molto, non dico diventare come loro perché no, lo stile, diciamo, sì, però sì, poter giocare bene e impegnarmi come fanno loro, sì, lo spero e cerco di raggiungere questo obiettivo. Senti, tu giochi nella Ludos, sì, che sì, ricordavo è una delle squadre di eccellenza palermitana, che però per scelta naturalmente spesso societaria, e perché purtroppo il solito fondi, problema dei fondi, dei soldi, dico, costringono magari a non poter disputare di nuovo campionato, ancora i campionati di Serie A, dico, ha fatto una scelta diversa, però avete vinto. Sì, sì, siamo salite di ecco, nuovo. Ecco, vogliamo ricordare questo campionato, sì, come è andato? Ah no, è andato molto bene, abbiamo messo grinta. Siete arrivate prime. Sì, abbiamo messo grinta in tutte le partite, e siamo una squadra molto unita, cerchiamo di giocare col cuore, con la testa e con le gambe con contemporaneamente, perché solo così si vincono le partite. È vero. Quindi si è visto che appunto ci abbiamo messo tutto perché abbiamo vinto il campionato, quindi parlano i fatti, non c'è bisogno di dire altro. Assolutamente sì. Senti, nella tua vita, a parte il calcio, perché come sentivi anche dalle interviste che facevamo, stiamo cercando anche di spiegare che quando si gioca nella Lega Dilettanti bisogna anche non perdere di vista lo studio. Per lo studio come vanno le cose? Ah no, no, vanno bene. Cioè, fortunatamente riesco a far combaciare orari di allenamento e studio. Certo, potrei dare molto di più, però alla fine riesco a fare tutte e due le cose bene. Brava. Senti, noi ti auguriamo di poterti venire grazie a riprendere, intervistare dopo una partita nella nazionale, dove hai salvato magari due o tre palloni che equivalgono, come diciamo noi, un gol salvato vale quanto un gol fatto. Esatto. Grazie. Ricordaci grazie il tuo nome. Emanuela Todaro. Grazie Emanuela, grazie, ciao. Grazie, grazie a lei. Abbiamo una squadra in eccellenza, è la nona stagione consecutiva che raggiungiamo la salvezza, e non è da poco perché siamo una piccola realtà, aspetta. Come Gela 100.000 abitanti, Mazzara 60.000, Alcamo eccetera. Siamo quattro amici che abbiamo questa passione e cerchiamo di trasmetterla ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai tanti paesani e nonni che ci seguono e ci vogliono bene. Questo era un momento che volevo ricordare a tutti, e siamo qui in molti e abbiamo l'onore di avere questi amici. Abate, Petta, come fanno tanti altri, i nostri sponsor. Bene, ci sono un sacco di giornali.
i nostri sponsor, i nostri amici che ci danno l'onore di darci il loro sostegno, concreto o meno, ma sicuramente con la loro vicinanza a questa società che a Palermo sta facendo un po' la storia del calcio dilettantistico. Quindi un grazie di nuovo agli amici della Progetto Alfa, della Croce Rossa, un in bocca al lupo ai nostri ragazzi che ora sfileranno in una passerella doverosa perché hanno compiuto un'impresa che qualche mese fa era impensabile, ma questi argomenti li tratterà ora benissimo Roberto Catalano, al quale do pure il mio ringraziamento per l'enfasi e la dovizia di particolari con i quali sta descrivendo questi momenti che penso rimarranno indelebili e incancellabili nella nostra mente. Grazie a tutti. Allora, ringraziamo ancora il Presidente. Ringraziamo il Presidente. L'associazione per averci donato. Essere inquadrato perfetto. Adesso vorrei leggere un messaggio da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio, il Comitato Regionale di Palermo. Questo è il messaggio. La FIGC e l'ND di Palermo, ecco, sentiamo grazie che dice. Alla sensibilità del Presidente Vendino Corvo, ha deciso di indire per il secondo anno consecutivo il premio Fair Play, intitolato alla memoria di Melvin Bitraglia, il ragazzo di origine mauriziana venuto a mancare il 1 marzo del 2014. Melvin era un palermitano da Fair Play, un ragazzo brillante, perfettamente integrato nel tessuto sociale della nostra città. Ma tanto era un giovane palermitano che possiamo indicare come esempio per i giovani di questa città. Un giovane che amava il calcio e che possiamo indicare come modello di lealtà per gli sportivi. Continua la federazione. Si comunica che la vincente del premio Fair Play, Melvin Bitraglia, per la categoria Juniores e la società AST Palmo Mal di Palermo. Entro la fine del mese verrà indicato il luogo della premiazione e complimenti agli atleti e dirigenti della società. Questo è un premio che ci onora e ci riempie di orgoglio e quindi per questa ragione abbiamo pensato di presentare questo grande gruppo, questi ragazzi veramente splendidi, guidati da un allenatore bravissimo. Quindi, se permettete, vorrei chiamarli uno per uno e possono avvicinarsi i ragazzi della Juniors. Luigi Premuda, credo sia impegnato in esercizi di riscaldamento. Un applauso a Luigi Premuda. Antonio Causa. C'è Antonio Causa? Vieni Antonio. Vieni Antonio, metti assieme. Andrea Quattrocchi. Bartolo Caronia. Domenico Caronia. Gemelli Caronia. Salvo D'Amore. Leonardo Mazzola. Alessio Cammino. Gabriele Gennaro. Salva Bagnato. Giacchino Sidoti. Roberto Giuffrè. Agostino Calatabiano. Gabriele Cesare Locastro. Alessandro Mezzapelle. Roberto Camilleri. Fabrizio Vitale. Marco Canzoneri. Edrima Cesai. Ettore Valle. Rosario Sciacca. Ernesto Gregorio. Lorenzo Corrao. Jean-Marie Timsfoe. Walter Frammia. E vediamo qui anche l'allenatore Francesco Aronica. Vabbè mister, venga mister, un applauso al mister Aronica. Gradiremmo la presenza di Nino Cardinale, dirigente accompagnatore ufficiale, nonché factotum della Juniors e della prima squadra. E poi Pippo Zoppi, responsabile sanitario.
La tua presenza è indispensabile. Maggio Francesco, dimenticavo Di Maggio, non c'è, ha avuto un piccolo infortunio l'altro giorno, niente di grave comunque. Questi sono i ragazzi della Juniors e questa è la squadra che ha vinto questo prestigioso riconoscimento, e quindi grazie dalla società, grazie a voi tutti. Per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un suo grido. Serie A!